sicuramente avvicinano molto. Sì, le due aree, come dicevi tu, no? L'aspetto politico di questa riforma e la ricaduta sull'area contrattuale è molto evidente, soprattutto per il fatto che la proposta governativa è una proposta incentrata tutto sulla modifica dello stato giuridico degli insegnanti. Quando si parla di stato giuridico degli insegnanti è ovvio che va subito immediatamente a il bersaglio, insomma, viene posto su cosa devono fare gli insegnanti, come lo devono fare, in quanto tempo rispetto alla giornata lavorativa e con quale retribuzione. Naturalmente nella proposta di Renzi c'è una strategia ben precisa. Io vedo un aspetto diciamo molto, molto pericoloso, che è quello per esempio di cominciare a scardinare quella che è l'identità della professione docente. Mi spiego. Nel momento in cui si comincia a dare la possibilità a circa 60.000 docenti assunti in questa, adesso entro anche nel merito delle assunzioni di 50.000 docenti circa, si dà questa quota di 60.000 docenti una funzione non precisa sul ruolo che devono svolgere dal punto di vista didattico, funzione che non è collocata in un ambito disciplinare ma su più ambiti disciplinari, su aspetti dell'insegnamento che magari non è strettamente collocabile in una disciplina. Penso appunto alla destinazione per le supplenze, no? Supplenze di qualunque tipo, insegnante di lettere che viene spostato a fare supplenza di matematica, il bisogno di recuperare per esempio, no, sugli insuccessi dei nostri studenti, e così per tante altre cose, non solo, ma l'organico funzionale, che è la quota appunto riservata a questi 60.000 docenti, non è neanche destinata con precisione ad una scuola, ma ad una rete di scuole. Quindi non solo lo smantellamento dell'identità del docente che si fonda sulla sua disciplina e sulla didattica, che è necessario attuare nel momento in cui si insegna una determinata materia, ma anche la precarietà sul posto di lavoro, sulla scuola. È sulla scuola che si costruiscono le relazioni, è nella scuola che si costruisce il rapporto con i ragazzi, che si costruisce l'identità non solo dell'insegnante come insegnante di matematica o di lettere, ma come formatore e come educatore di ragazzi che appunto vogliamo far crescere secondo il dettato costituzionale come cittadini critici e con una coscienza democratica che consente per loro di spenderla nelle scelte del futuro. Questo è un aspetto. L'altro aspetto lo vedo nel fatto che non ci sono risorse investite, sostanzialmente. I 150.000 docenti che vengono assunti, lo sappiamo, si aspetta la sentenza europea del 26 novembre, che molto probabilmente dirà che o l'Italia assume gli insegnanti che hanno fatto ricorso per le supplenze reiterate nell'arco dei 5 anni, oppure verrà, credo, avviata la procedura di infrazione. Procedura di infrazione che prevede dei costi, no? Delle multe, direi anche abbastanza onerose. I conti probabilmente Renzi li ha già fatti, piuttosto che farli precedere da una sentenza che peraltro mi costringerebbe a pagare diversi miliardi di euro, se non sbaglio, no? Non so, adesso potrebbe, appunto, la senatrice potrà forse avere da alcune
dati che così ho trovato, dovrebbe il costo, diciamo, per un'azione di questo tipo dovrebbe in qualche modo attestarsi intorno ai 4 miliardi, se si pensa anche che i vincitori dei ricorsi, che sono quasi tutti, no? Il ricorso sono tanti e hanno 150.000 ci avranno provato così, e quindi ci siamo, no? E se si pensa anche che ognuno di loro ha vinto anche sulla base del risarcimento che doveva ottenere per questa situazione, quindi bisogna assolutamente smantellare questa, come dire, questo cavallo di Troia, no? Perché a me sembra proprio costruita d'arte per far accettare una riforma anche da parte delle organizzazioni sindacali, perché lo scambio in questo momento, ecco, una proposta a cui non si può dire no, sostanzialmente, no? La proposta indecente a cui non si può dire no, perché nessuno potrà dire non assumiamo i 150.000 insegnanti. A costo di, a quale costo? A quale costo lo sappiamo già, perché sulla diminuzione delle retribuzioni l'abbiamo già visto, viene assunto il ruolo che non hanno più il primo scatto, no? La ricostruzione che parte dai 9 anni in poi, e naturalmente questo con la proposta di Renzi non ce l'avrà più nessuno, anche perché, voglio dire, questa proposta di fare ogni 3 anni è veramente ridicola, se non grave per la sua, proprio per i suoi contenuti. Intanto non sono garantiti, perché bisogna fare proprio una gara per potersi garantire questo scatto, se sono per 66%, il resto non è detto che se l'ho preso quest'anno lo prenderò fra 3 anni. Il congelamento fino al 2018, insomma, chi non si trova adesso in una posizione già spendibile per avere lo scatto successivo, naturalmente si troverà addirittura penalizzato rispetto alla propria e attuale posizione. Quindi questo è un aspetto, secondo me, che bisogna assolutamente denunciare e possibilmente in una dimensione di assemblea di scuola capillare, perché non si può diciamo, dare ad una iniziativa come quella questa sera assolutamente importante questo ruolo. Gli altri aspetti legati per esempio alla questione salariale, mi riferisco per esempio alle precedenti uscite dei ministri Profumo, soprattutto quando lanciò la questione dell'orario di lavoro a 24 ore, no? Nella proposta di Renzi sembra non esserci. Perché dico sembra? Se uno va a leggere all'interno della proposta, mi pare che ci sia, se riesco a trovarlo subito lo leggo perché è veramente interessante, sembra esserci l'istituzione di una banca delle ore, una terminologia che si chiama, no, a un contenuto solidaristico. Noi sappiamo che chi ha istituito la banca del tempo lo ha fatto nell'idea di scambiare, no, il proprio tempo in modo solidale. Non è così. La banca delle ore che il nostro benamato Renzi ci vuole praticamente costruire funziona in questi termini: tutte le volte che la scuola viene chiusa come sospensione delle attività didattiche, quindi esclusi giorni colorati di rosso nel calendario, verranno contabilizzati come ore che ogni docente dovrà restituire gratuitamente. Ma guardate in che modo viene detto: sarà prevista la creazione di banche ore con le ore che ciascun docente guadagna e che così restituirà alla scuola. Nelle giornate di sospensione didattica deliberate all'inizio anno dal consiglio d'istituto nell'ambito della propria autonomia,
ma come siamo ben contenti di restituire queste ore che veramente da veri truffaldini rubiamo alla didattica. Ora, non sarà un aumento a 24 ore istituzionalizzato, ma tutto quello che fino ad ora è stato il salario incentivato verrà praticamente a cadere. Andiamo alla questione poi del merito, all'interno di questa prima parte andrà secondo me focalizzata. L'altra questione che a mio avviso viene presentata proprio sempre nella medesima forma: non tutti sono bravi, pertanto non si possono pagare quelli che non sono bravi, si devono pagare solo i bravi, e grazie alla sua generosità questa volta i bravi saranno il 66%. Una grande bella conquista se si pensa a Brunetta, che nella sua legge di riforma del pubblico impiego aveva detto che i meritevoli erano il 25%, quindi una gran bella conquista. Ora, è chiaro che questa è una cosa che ancora una volta il merito, con un cavallo di Troia, ha lo scopo esclusivo di dividere la categoria, di individuare funzioni che frazionano quello che noi abbiamo sempre in vari aspetti, quello che noi abbiamo sempre definito la funzione unica docente, no? Proprio perché è un caposaldo anche del nostro modo di operare. Quindi chi lavorerà di più, a fare cosa, a fare quanto e altro, potrà prendere comunque meno di quanto prenderà oggi, perché tutto quello che dovrà servire a finanziare quello che è anche ciò che verrà speso, quindi le assunzioni sostanzialmente di questi 150.000, dovranno essere trovati all'interno della stessa scuola. Questo naturalmente è inaccettabile, non tanto perché da un punto di vista salariale, dello stipendio eccetera, della funzione docente ha questi aspetti negativi, ma soprattutto perché è inaccettabile proprio per il fatto stesso che non ci può essere nessuna riforma senza che ci sia un investimento. Colgo, scusa, l'ultima cosa, l'occasione per dire una cosa sulla legge di iniziativa popolare. A me sembra importantissimo il fatto che si parta da una considerazione: non si può appunto proporre nessuna riforma se non si parte proprio dall'aumento della quota del PIL destinata all'istruzione. La legge di iniziativa popolare per esempio vorrebbe portare la spesa per la scuola al 6%, quindi allinearla all'Europa. Grazie, sono...